Abbiamo trasformato questa casa in un vero e proprio McDonald's funzionante ed è stato assurdo. Signori e signori, abbiamo 5 ore di tempo per rendere questa casa un McDonald's funzionante. Mettiamoci al lavoro. Andiamo. Io mi occuperò della cucina e soprattutto degli ingredienti che andranno a comporre il panino. Io mi occuperò di curare tutto l'aspetto del McDonald's. E per iniziare dobbiamo pensare a cosa fare. Qua metteremo un bel logo del McDonald's. Qui sopra invece metteremo un bello striscione con il nome del McDonald's. Qui ci andranno tutti i menu che comporranno i nostri panini e i nostri prodotti da vendere. Mentre qui ci metteremo un mega tabellone con scritto cucina. Io mi occuperò del McDrive. Qua le persone ordineranno i menu, invece là se li andranno a ritirare. Raga, datemi una mano con sto mega logo. Piano. Oh mio Dio, state attenti. Ok, Crazy, tieni lo scotch. Perfetto. Allora, raga, attacchiamolo in alto perché si deve vedere. Oh mio Dio. Quanto cavolo è grande. Primo, lo abbiamo messo. Procediamo col mettere l'altro striscione. Vai, Joe, passa lo scotch. Ok. Grazie. E anche questo è stato attaccato, perfetto. Nelle successive 2 ore stavamo continuando a costruire il McDonald's e tutto stava procedendo benissimo. Procediamo con l'attaccare il menù e i nostri menù oggi prevedono nuggets in sconto a 50 centesimi. Wow. Ok, andiamolo ad attaccare, perfetto. Ok, cara, cosa c'è ora? Un bel adesso un menù da 30 euro. Ok, questo è il menù maxi che abbiamo, 30 euro e prevede 1, 2, 3, 4 Coca-Cola, 4 porzioni di patatine, 2 panini e dei nuggets. Andiamolo anche questo ad attaccare, perfetto. Menù classico a 10 euro. E ultimo menù a 7 euro per i bambini come me. Okay. Joe, intanto attaccalo qua e poi stanno volando, c'è un po' di vento ma adesso sistemiamo. Il nostro McDonald's sta continuando a prendere forma, ma ragazzi, che McDonald's sarebbe vestiti in questo modo? In effetti hai ragione. Lasciate che vi presenti le nostre divise. Le nostre divise sono ufficialmente pronte. E io? Oh, non c'era una misura per bimbi minchia. Che cazzo devo dire, scusa? Cioè, non lo so. Non facevano la sua misura. Devo dire che questa divisa mi sta molto bene. Che poi la cosa più importante che la faccio io non me l'ha data neanche la tuta. Stavamo quasi per terminare tutto quanto. Mancava solo una piccola cosa, ovvero le scatole. Quindi mi sono recato al McDonald's e ho chiesto se gentilmente vendevano scatole dei panini. Salve. Scusi, ma è possibile ordinare solo le scatole? Raga, mi ha guardato malissimo. Tipo, ho detto, ma che cazzo dice questo qua? A un certo punto, raga, ha chiamato anche l'amica. Ma questo vuole le scatole vuote. Ma mi ha mandato a cagare. Sì, raga, me le hanno date. Mi hanno dato le scatole vuote del Big Mac. Ora credo che siano due. Let's go. Che culo, raga, mi fa. Non potrei dartele. Ma vista l'esigenza strana, mi fa, te le do. Let's go. Oltre a tutte le scatole che prenderemo con l'ordine. Raga, direi che abbiamo tutto. Siamo pronti a partire. Ok, vai Crazy, ma è tutto bellissimo, c'è tutto, non manca niente, ma i clienti dove sono? Caro Gio, mi sottovaluti sempre, signori e signori, state tranquilli, perché ho fatto stampare apposta delle locandine che attireranno tutti i clienti della nostra città. E cominceranno tutti a venire al nostro McDonald's. C'è da dire che la faccia di Crazy è molto convincente. Oh, la mia faccia è bellissima, cosa volete dire? Io comunque non vedo l'ora di fare questi panini. Di bello, pure io, bello pure io. Senza perdere altro tempo, direi che possiamo andare in centro città a fare pubblicità. Signori e signori, si è aperto un nuovo McDonald's in città. Si chiama McDonald's. Signore, vuoi una locandina? Me la posso lasciare? Ma gliela posso lasciare una locandina? Dai, su, una locandina, sì, ecco qua. Grazie, grazie. Nuovo McDonald's in città, nuovo McDonald's. So che lei adora il McDonald's, è vero? Lei lo adora, l'hamburger con patatine fritte e Coca-Cola. Ma dov'è l'hamburger? Come dov'è l'hamburger? Lo compra in un McDonald's. Dove si è aperto qua nella nostra città.
Lo vuole? È la nostra locandina, tenga. Arrivederci. McDonald's per tutti, c'è sconto amico per lei. Per tutti voi, vuole un questo di qua, guarda. Grazie. Sconto amico per lei. Buonasera ragazze, si è aperto il nuovo ristorante McDonald's, non potete perderlo, è esclusivo, lo volete? Non mi interessa, va bene, andiamo avanti perché ci saranno moltissime persone, quindi non ci interessa, una persona che se n'è andata non importa. Le posso dare una locandina? Un nuovo McDonald's in città, prego, prego, lo prenda. Grazie. No, non le interessa, ma non le interessa, il McDonald's nuovo. Ecco, tu lo sapevo, sei il cliente perfetto, il McDonald's. Guarda che bello, guarda, è bellissimo, guarda. Questo è il sconto amico per te. Cos'è? Sogno. Uno sconto? Il McDonald's si è aperto da poco. Sta spopolando il McDonald's. Dovete comprare per forza un panino. Ciao belle ragazze, allora vi volevo proporre una bellissima cosa. Si è aperto un ristorante McDonald's. Ci dovete andare per forza, perché è un nuovo McDonald's super di lusso, luxury, che non c'è ovviamente qua nella nostra città. Sì. Bello. Grazie. Prego, prego. Nuovo McDonald's in città, le interessa? Le interessa la locandina? No, grazie. No, non grazie. Interessa la locandina? Non siamo da McDonald's. Ah, il nuovo McDonald's, lo venga a provare, no, lo venga a provare. Prego, grazie. Ciao, grazie, grazie. L'aspettiamo. No, no, se lo tenga. Ciao ragazzi, so che vi piace il McDonald's, vero? Ok, quindi qua nella nostra città si è aperto un ristorante McDonald's. Cioè non lo potete perdere, dovete andarci per forza. Ok, mi raccomando. Ciao. McDonald's per tutti! McDonald's! Prenda, prenda! McDonald's, guarda che bello, guarda! Dovete andare, dovete andare! Sono buonissimi i panini! McDonald's anche per lei, sconto amico! Signori e signori, si è aperto un nuovo ristorante McDonald's che si chiama McDonald's! Personalizzato, signori e signori! Chi vuole venire, venite al McDonald's! Venite, venite, che i panini sono ottimi! Di qualità super ottima! Signori, si è aperto un nuovo McDonald's in città. Posso darvi una locandina? Si chiama McDonald's. Lo venga a provare perché è interessante. Facciamo panini. Prego, 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 tenga. Grazie, grazie. Le aspettiamo, mi raccomando, eh. Si trova in via... Salve, grazie, ciao. Per ognuno di voi che si sta iscrivendo al canale, sto inserendo 10 centesimi dentro questo contenitore. Ieri si sono iscritte 1000 persone e quindi 100 euro vanno via in beneficenza. Mi raccomando ragazzi, basta cliccare il tasto rosso iscriviti qui sotto per iscriversi al canale, e io per voi inserirò 10 centesimi qua e poi finiranno alle persone bisognose. Basta un semplice click per fare un aiuto e non dovete sborsare praticamente niente. Cioè sborso io per voi, e ovviamente fino a quando arriviamo al 1000 di iscritti. Dopo mi viene difficile. Joe, sei in posizione? Sì, sì, sono in posizione, Crazy. Perfetto. Oh, vedo che stanno arrivando i primi clienti. Vai, stanno arrivando, Joe. Mi raccomando, tieniti pronto. Mamma mia, raga, i primi clienti stanno arrivando, perfetto. Questo McDonald's sta cominciando a funzionare. Salve, benvenuto a McDrive, per favore. Un panino con bacon. Ok. Crazy, un panino col bacon, veloce, veloce. Ok, un panino col bacon con menù o senza, Joe? Col menù o senza? Senza menù. Senza. Ok, ok, perfetto. Vado subito da Giada. Giada. Dimmi, ok, dimmi. Subito arrivato un panino col bacon. Muoviamoci, okay, il cliente a fretta. Che figata, raga. Ho sempre desiderato aprire un McDonald's a casa mia, è fighissimo. Ok, mettiamo l'hamburger, facciamo sciogliere il tutto. Intanto preparo il bacon. Sì, ok, Giada, ma quanto ci vuole? Dobbiamo garantire la fretta. Circa 5 minuti. Ok, ok, Gio, puoi far accomodare il cliente. Mancano 5 minuti e il panino sarà pronto, va bene? Ok. Sì, lei deve andare là a rivedere il panino, ok? Ok, grazie. E vai, il primo ordine è stato fatto. Ok, Giada, intanto io preparo la Coca-Cola. Va bene, va bene. Mettiamola, okay, qua. Ok, Crazy, mi vengono ad aiutare, Crazy, era già usato. Ma chi se ne frega? Ma mica se ne accorgono là, dai. Ok, perfetto. Togli, il panino, Giada, il panino. E con ketchup o maionese, Gio? Senza niente. Se va bene, io lo mettiamo lo stesso. Dai, Ariga, che ne frega, se ne va. Ho preparato tutto. Porca vacca, raga. Andiamo a mettere giusto un po' di maionese, perfetto. Mettiamo il bacon, ok. Già da manca solo l'hamburger. Sì, ragazzi, ecco qui. Perfetto, perfetto. Andiamolo subito ad incartare. Ma è cominciato questo,
No, questo non è usato, ok? Dai, oh, stai zitto, cazzo. Non devono saperlo. Andiamo a consegnare il primo panino. Ah, sì, giusto la parola. Dimenticavo. Salve! Ecco lei il suo panino, grazie. Grazie. E mi raccomando, sono 5,50. Cioè, ha pagato? Sì, già ho pagato. Ah, già pagato? Vabbè, ha pagato, ok, grazie, salve. Ok, Gio, primo venduto, grande. Ma mi sono andato, fammi rivedere. Come mi sono andato? A te li ha dati i soldi? No. Come no? Al McDrive si paga, idiota. Ma gliel'hai dato tu il panino, a me non mi... Ma mi ha detto che l'ho pagato, l'ha pagato. A me non mi ha pagato, non ho sì, niente. Razza di cretino, gli abbiamo dato un panino senza pagare. Oddio. Vabbè, ma sei un cretino, sei. Vabbè, dai, dai, muoviamoci, ci saranno altri clienti. Dai, andiamo, dai, dai, al lavoro, al lavoro. Panini gratis, col ketchup, tutto buono. Signore, dai. Vabbè, se ne vanno. Sì, panino, panino gratis. Ascolto, amico, ascolto, amico. Non passa più nessuno. Oh, sta arrivando un cliente. Salve signore. Già io so che lei vuole un Big Mac Bacon e delle McNuggets, vero? Sì, ok. Ragazzi, c'è un signore che vuole il Crispy Mac Bacon e delle McNuggets. Ok, ok, vado subito da Giada e gliele faccio preparare. 2 minuti di attesa, grazie. Ehi, 2 minuti di attesa ed è già qua. Ok, ora per ritirare il panino devi andare là dove c'è il cancello, ok? Ok. Giada, muoviti! Dimmi, che cosa allora, c'è? McNuggets e un Crispy McBacon, muoviamoci, okay, menù! Menù! Okay. Vai, 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 veloce, veloce, veloce! Credi, è pronto! Ok, eccomi! Oh. Ho bisogno di una mano di aiuto! Vai, vai, tieni, vai! Ok! Perfetto! Okay. McNuggets pronte! Crispy McBacon, abbiamo detto? Sì! Ok, vado a mettere ketchup, okay. Vado a mettere il nostro bacon, perfetto! Aspetta, metti un pochino qui che è crudo, dai! No, ma chi se ne frega, dai, che il cliente sta aspettando, Ok, ecco qua l'hamburger! Perfetto, ragazzi, andiamolo subito ad incartare, ci siamo, perfetto! Chicken nuggets, mac chicken! Aspetta, un po' di crema ci vuole, per forza! Ma da quando si mette la crema nelle nuggets? Vabbè, non lo so. Dai, andiamo, perfetto. E aveva Coca-Cola? No, non mi ha detto niente. Vabbè, andiamo a consegnare al cliente. Salve, ecco lei le sue cose. I soldi sono 10 euro, sì, sono 10 euro, grazie. Grazie, gentilissimo, grazie, ciao. Ciao, 10 euro guadagnati, raga, perfetto. Salve, benvenuto al McDrive, sono Crazy, come posso aiutarla? Vorrei una porzione di patatine e un Big Mac. Porzione di patatine e Big Mac. Giada, ti ordino una porzione di patatine e un Big Mac. Una porzione di patatine? Ma qua non ce ne stanno patatine. Come non abbiamo patatine? Scusa, sono di McDonald's senza patatine. Ma che mi dici a me? Il problema è che non abbiamo patatine. Ma come non avete patatine? In un locale come il Mac. Un attimino, un secondo che arrivo subito. Giada, il cliente è incazzato. Come che non abbiamo patatine? E che ne so, prendiamo queste patatine, non lo so. E secondo te non se ne accorge che sono patatine finte? Può fare, prega, vabbè, sti non c'è. Speriamo non se ne accorga che non sono quelle del McDonald's. Vabbè. Perfetto. È leggermente usato. Vabbè, ma non fa niente, è il McDonald's che ho mangiato io. Perfetto. Il Big Mac, vai, vado. Ok, tutto risolto, abbiamo le patatine e abbiamo il Big Mac. Piccolo errore. E sono 5,50, ce li ha? Un minuto, posso pagare con carta? No, non si può pagare con carta, però vabbè, insomma. 2022 non abbiamo carta. Purtroppo siamo nuovi, non abbiamo ancora la carta. Okay, diciamo. Pagheremo il contatto. Ok, non abbiamo il resto, vabbè, ce li prendiamo tutti, se per lei non è un problema. Grazie! Vabbè dai, non troppo niente, grazie! Più avanti a destra può ritirare il Big Mac e le patatine! Eccoci qua, pronti! Ecco a lei, il Big Mac! Scusi, abbiamo avuto un po' di ritardo. E le patatine, le mangi e mi faccia sapere come sono. Ti fidi, sono buone, eh? Scusi, ma queste patatine che sono fatte da supermercato? Sì, effettivamente non avevamo la friggitoria. Cioè, deve capire che siamo nuovi, no? Quindi, cazzo, non abbiamo... vabbè, comunque il panino è buono, vabbè? Proveremo, dai. Vai, proviamolo e vediamo cosa succede. Oh, fidati di me, bro. Questo è spacca di brutto, guarda. Oh, carne 100% italiana. Ma che schifo è, man. È in sapore. È amaro. Mamma mia, ma questo non è un locale. Mamma mia, vabbè, tengo, tenga, tenga, 5 euro si tenga pure il resto. Mamma mia, dovete chiudere. Ma come dobbiamo chiudere? Ma scusi, ma vede che è buono. Ma lo assaggi meglio, ma che sta schifando? Sta sputando. Lo assaggi meglio, lo assaggi, scusi. Vuoi imparare a cucinare? Oh, ma come ti permetti? Raga, non gli è piaciuto, cioè, boh.
Che giornata stancante, raga. Sono sfinito, mamma mia. Dio, non ce la faccio più. Dai, capiamo un attimo quanto abbiamo incassato. Beh, ci sono venuti un po' di clienti, Abbiamo incassato 25 25 euro, non male per essere il primo giorno. Come sono i tuoi? Sono i miei. No, ma guardateli, no. Sono i nostri. I nostri, ok. Quanto abbiamo speso invece, Giada? Allora, noi abbiamo speso 450 euro tra striscioni, ingredienti per il panino, patatine, donut, nuggets e eccetera. Aspetta, che cazzo le paga tutte ste cose? Io non le voglio sapere. Io sono un bambino dove li trovo tutti questi soldi. Che vada a fare il McDonald's.